Le piogge torrenziali degli ultimi giorni, che hanno devastato tanti comuni agrigentini, continuano a creare danni perché le frane e gli smottamenti di strade e terreni mettono a rischio la pubblica incolumità. È drammatica la situazione che si è venuta a determinare in una zona del piccolo comune di Siculiana. In contrada a Cantamatino, in un'area collinare, il sindaco Giuseppe Zambito ha dovuto disporre ieri, con ordinanza sindacale, lo sgombero immediato di 20 famiglie dagli alloggi di una palazzina. Un primo intervento di messa in sicurezza degli immobili era stato effettuato dal Genio Civile di Agrigento, ma il maltempo della scorsa settimana ha provocato degli smottamenti che hanno reso necessario lo sgombero dei residenti, molti dei quali sono stati sistemati presso strutture alberghiere. Diciamo che la zona era già interessata a degli smottamenti, tant'è che la strada era già stata chiusa. E avevamo previsto, e sono in atto in realtà, degli interventi per la messa in sicurezza degli immobili grazie al Genio Civile, e purtroppo adesso dobbiamo verificare se questi lavori possono continuare o no. Con le piogge degli ultimi tempi chiaramente la strada non esiste più, e quindi dobbiamo rivedere un attimo tutto, perché c'era anche un progetto di messa in sicurezza presentato già all'assessorato delle infrastrutture, che adesso non è più in qualche modo coerente con l'attualità, insomma. Per cui ieri in mattinata, insieme all'ufficio tecnico, al Genio Civile, alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, si è deciso di sgombrare gli immobili. Parliamo di 20 immobili, di cui 12 famiglie non erano nelle condizioni di trovare un'alternativa, per cui abbiamo provveduto noi. Sono già sistemati in strutture alberghiere del territorio, e quindi si è fatto quello che era, diciamo, necessario. La messa in sicurezza delle persone viene prima di tutto, sicuramente. Adesso dobbiamo vedere intanto col Genio Civile, perché c'era un progetto intorno alle 250.000 euro, perché adesso credo vada un po' rivisto, speriamo che si possa fare. Poi c'era un progetto che riguardava invece la strada, che non è più valido, quindi va completamente, insomma, rifatto. Mi auguro, insomma, di avere una giusta attenzione. Noi siamo un piccolo comune, chiaramente da soli non possiamo in nessun modo poter risolvere il problema. Le persone sono, ieri, nonostante lo sgombro, hanno dimostrato grande responsabilità, molta dignità, hanno compreso la necessità di quello che stavamo facendo, per cui dico, è chiaro che noi siamo molto vicini ai miei concittadini, assolutamente sì, perché si comprende, hanno vissuto in questi giorni momenti di ansia, di preoccupazione. Una casa non è soltanto mura, tavoli e sedie, è molto di più. È una casa, è un luogo dove ci sono i ricordi, ci sono i momenti più belli della loro vita, sono sacrifici, sono anni di lavoro, e quindi è chiaro che c'è un fattore umano di cui dobbiamo tenere conto. Sicuramente noi non abbandoneremo e non li lasceremo da soli, continueremo a monitorare la situazione e a ricercare insieme agli enti delle soluzioni. E c'è tanta disperazione nelle parole dei residenti che hanno dovuto lasciare le loro case. Sicuramente tutti abbiamo avuto paura di questa frana in questi giorni di pioggia. E per quanto riguarda le immagini, parlano chiaro, è un disastro. Dunque noi chiediamo, facciamo un appello alle autorità locali, che già si sono prodigati alle operazioni di sgombero in maniera eccellente. Ora ci rivolgiamo pure al signor Eccellenza, il prefetto di Agrigento, che ci dia una mano d'aiuto, e tutte le autorità regionali, perché la situazione, come potete vedere, non è grave ma è gravissima. Siamo qui in attesa di ulteriori sviluppi. Ci abbiamo perso tutto, abbiamo perso prima affetti familiari, ora avevamo solo beni materiali, adesso non abbiamo nemmeno questo. È assurdo. Speriamo, come ha detto il signor Zuppardo, che tutte le autorità ci diano una mano d'aiuto, e speriamo di rientrare presto nelle nostre case. Diversi sopralluoghi effettuati anche da parte della Protezione Civile di Agrigento. E noi daremo tutto il supporto amministrativo e tecnico che serve. Probabilmente questo danno, che è legato anche alle piogge recenti, potrà essere inserito nella richiesta di delibera appena il Comune ce la inoltra, e quindi noi daremo un supporto per l'assistenza alla popolazione secondo le necessità che il Comune ci rappresenterà. Ovviamente la parte strutturale in questo momento è in capo ai lavori che erano in corso, e quindi ritengo che il Genio Civile stia ben operando per poter mettere quantomeno in sicurezza e completare gli interventi in atto.